Questo ragazzo appartiene all'area dei movimenti piemontesi e sabato pomeriggio era in piazza San Giovanni, a Roma. Io non penso di essere un black bloc, io penso di essere una persona che, come tante altre, cerca di arrivare alla fine del mese e che sente ogni giorno in televisione o legge su internet delle feste che vengono organizzate dai nostri politici, dove vengono spesi miliardi o dei privilegi dei parlamentari e tutto questo. So di tutti i miliardi che vengono dati alle banche quando le banche sono le prime responsabili della crisi, soldi che derivano comunque dalle tasse che pago io, dalle tasse che pagano le famiglie, dalle tasse che pagano i cittadini italiani, e vengono regalati alle imprese, alle banche, ormai da anni e particolarmente negli ultimi mesi. E questa è una consapevolezza che è legittima, quella violenza che c'è stata sabato? Io penso che questa consapevolezza in tutto il mondo sta generando delle tensioni sociali che si esprimono in forme che possono essere diversificate. Quello che io mi sento di dire sono due cose. La prima cosa è che se si vuole impedire che questo movimento possa andare a protestare dove questo movimento vuole andare, e cioè sotto i palazzi del potere, non si può che aumentare il disagio, la tensione e la rabbia nelle manifestazioni. E la seconda cosa è che se si attacca in forze con la polizia una manifestazione, può andare bene per la polizia e tutti possono scappare e la manifestazione è finita, ma a volte per la polizia può anche andare male, perché magari c'è un certo tipo di tensione nella piazza e c'è un certo tipo di sensazione magari che circola del tipo la misura è colma e comunque non abbiamo più paura, e allora a quel punto può diventare difficile per le forze dell'ordine. Il racconto che questo ragazzo fa di quello che è avvenuto in quella piazza è del tutto diverso rispetto a quanto è stato raccontato finora. Aspettarsi quello che è successo in piazza era difficile perché è stato determinato da una carica della polizia. Inizialmente è stata una resistenza passiva da parte di alcuni individui che hanno cercato di bloccare l'idrante con le mani alzate e inginocchiandosi per terra. Ma poi la resistenza che c'è stata dopo invece è stata attiva e di massa. E per lui la spiegazione di quella folle violenza è molto semplice. Nel momento in cui ci sono centinaia di persone che sono incazzate contro il governo e si vedono caricate dalla polizia e si incazzano contro chi li sta caricando, può succedere che la gente tiri i sanpietrini, sì, come può succedere che la gente eriga barricate, come succede non solo a Roma, ma come è successo ad Atene, come è successo a Tunisi, come è successo al Cairo, come è successo in tante altre città. Bisogna capire che l'indignazione è forte e che l'indignazione va rispettata. La realtà che si vedeva in quella piazza, a mio parere, è la realtà di una generazione che comunque si sente tradita in questo paese, una generazione che comunque si sente di pagare i danni prodotti da una classe politica considerata infame da praticamente, credo, la grandissima parte della società, della popolazione italiana. E anche per questo, forse, quello che è avvenuto a Roma non è che l'inizio. Io penso che la manifestazione di Roma sia stata una grande manifestazione e molto importante, e di buon auspicio per questo autunno, di buon auspicio perché in Italia si possono riprodurre anche nei territori, nelle città, delle mobilitazioni, delle forme di critica a questo potere che ci sta soffocando.